Siamo al bagno Wave per incontrare il nostro amico Franco Trentalance. Ma buonasera! Questa faccia non mi è nuova, dico io, Come stai, Franco? Bene, in ottima forma. Un po' di corsa perché ho due traslochi in atto, il mio e quello di mio padre, per cui il mio tempo libero sta finendo tutto tra cartoni, mobili, facchinaggio. Hai bisogno di una mano? È quasi quasi, tu le spalle le hai. Allora, vieni, cos'è da fare? Ormai siamo di casa. Culo qua. E camicia, ops, è scappata questa. Allora Franco, raccontami di questo bellissimo libro. Allora, solitamente gli scrittori a un anno dall'uscita sono un po' annoiati di parlarne, invece io, grazie al cielo, il libro continua ad andare molto bene, stiamo anche preparando un'edizione speciale. Sì. Per cui io continuo a parlarne volentieri, come di una donna, se tu hai un bel ricordo, continui a parlarne. Beh, certo. No? Con piacere. Come si intitola questo libro, Franco? C'è scritto. Trattare con cura. Prima era maneggiare con cura, poi l'allusione diventava un po' troppo evidente, allora abbiamo fatto trattare con cura. L'idea di questo titolo, Franco? L'ho detto anche in altre occasioni, perché io dico che trattare qualcosa o qualcuno con cura è sempre auspicabile, no? E per cui qui parlo dei miei rapporti con le donne, del mio rapporto che ho col sesso, legato al set ovviamente e non sì. Solo. E però io nella vita ho sempre cercato di trattarmi con cura, e lo ribadisco anche nel libro, perché l'invito poi è rivolto a trattare con cura noi stessi, perché, e qui raggiungiamo l'apice della filosofia, sì. Se non stiamo bene noi, cosa possiamo dare di buono agli altri? Cioè, se noi siamo un albero con dei frutti così un po' appassiti o acerbi, chi è che ne usufruisce? Nessuno. Se invece siamo rigogliosi, giusto? Non dirmi di sì, per te, sei convinto? No, certo, ti sto ascoltando. Ok, ascolta Franco, ma oltre al set, sei un uomo romantico oppure no? No, credo di sì, nel senso che mi piace proprio dare attenzione alle mie compagne, però ecco... Alle mie compagne? No, non ne ho una, non sono sposato, no, quelle che si alternano, mai più di una alla volta perché è impegnativo. Beh, allora, stasera ti metto alla prova, dopo la presentazione del libro usciamo a cena e poi vediamo un po' se sei il classico uomo che mi versa l'acqua al bicchiere, mi apre lo sportello... Lo sportello. Dai, sono troppi doppi, se sono i bambini lì. No, sono romantico nel senso che dedico attenzione a una donna, ma non sono quello da bacini, da grattini, che fate voi danni grattini, quelle robe no, mi dà fastidio. Quelle che ti abbracciano no. In questo periodo che muori di caldo, ma no, quello no, quello no. Ho capito. Quindi Franco, nulla. Il tuo libro è qui? È un libro anche estivo, così facciamo questo promo spudorato. Che ci farà compagnia. Si legge bene, si legge veloce. Ecco, sdraiato al sole. Esatto, poi quando uno è sdraiato da cosa nasce cosa. Ecco. E non parlo solo di me, cioè parlo di quello che è accaduto, di quello che mi è accaduto e delle persone che mi hanno circondato e mi circondano. Non è la classica autobiografia dove dico io, no, chi se ne frega. Parto da me per arrivare ad altri argomenti. Io la promessa l'ho mantenuta, ti ho detto che ti seguivamo e siamo qui. E ho quasi quasi sentore che mi seguirai ancora. Sì, direi proprio di sì. No, non diventiamo la coppia. Devo andare a giocare. Ciao Franco, grazie. Ciao.